cominciamo puntualissimi, 2 minuti in anticipo. Allora, riprendiamo il viaggio dell'incontro e del dialogo con le comunità. E, come qualcuno di voi sa, mi sono particolarmente onorato oggi di avere al tavolo la comunità delle Bisse. Permettetemi una battuta che qualcuno sa, no. In realtà siamo, parlo anche come Associazione Giochi Antichi, ci fa molto piacere questa disponibilità che hanno avuto le signore della Lega Bisse di Bardolino, perché abbiamo inseguito parecchio questa disciplina sportiva tradizionale e avere i benacensi qui oggi a rappresentare tra l'altro un'attività sportiva di acqua è particolarmente interessante. Poi è la prima comunità con voci femminili, al di là che siano una comunità al femminile e non solo, come ci racconteranno. E quindi basta, mi taccio e lascio la parola a loro direttamente dal lago di Garda e da Bardolino. Allora, buon pomeriggio a tutti, mi sentite? Bene. Allora, innanzitutto ovviamente ringraziamo l'Associazione Giochi Antichi che ci ha invitato. È un onore per noi essere qui a portare la voce femminile. Ringraziamo Mede che ci ospita e vi portiamo i saluti anche del Centro Nautico di Bardolino, del nostro presidente. Faremo una, ecco, approfittando, sperando di non tediarvi in preda magari alla digestione, faremo una piccola, eccolo, già il primo è andato. Faremo una piccola digressione storica sull'origine della Bissa per arrivare poi magari a farvi vedere qualche filmato e calarvi un po' più nel vivo della nostra passione, perché è una passione innanzitutto. Io sono Eleonora, qui con me c'è Irene, siamo amiche e siamo entrambe rematrici della Bissa Portacolori di Bardolino Preonda. Preonda che tra l'altro mutua il proprio nome dalla pietra che campeggia sul porto di Bardolino, che è una pietra che per i bardolinesi ha un significato importantissimo, è il simbolo del nostro paese, era la pietra dove si faceva il mercato del pesce, e quindi diciamo, portiamo avanti anche la tradizione del nostro paese a partire dal nome della nostra imbarcazione. Allora, le origini della Bissa, che poi vi faremo vedere perché penso che tanti forse abbiano oggi la prima occasione di conoscere questa barca, l'origine della Bissa sul Garda è il retaggio di 4 secoli di dominazione veneziana. Infatti l'imbarcazione presenta delle caratteristiche molto similari al bissone veneziano, e la stessa tecnica di voga, che è una voga in piedi, è quella che magari tutti nell'immaginario ricordano, tipica del gondoliere. Poi parleremo anche della tecnica. Originariamente la Bissa nasce comunque come un'imbarcazione da lavoro, un'imbarcazione da pesca. Aveva anche delle sponde un po' più alte rispetto a quelle che attualmente la caratterizzano. E la stessa tecnica di voga era funzionale alla pesca, e questo perché a partire da quella che è l'origine veneziana, la posizione retta del vogatore permetteva allo stesso di monitorare in maniera più attenta il fondale, che in quel di Venezia è sempre particolarmente insidioso, ricco di secche. E proprio per questa ragione anche un'altra caratteristica tipica della barca è il fondo piatto, una barca senza chiglia, questo perché chiaramente se si finiva malauguratamente nella secca, il fondo piatto consentiva quantomeno di riuscire a disarenare più agevolmente l'imbarcazione. La posizione retta è anche correlata a quelle che erano le esigenze proprio di manovra della rete da pesca. Come imbarcazione di tipo competitivo remiero abbiamo una prima traccia nelle fonti nel 1548, in cui si riporta di una prima regata di Bisse sul Garda. Dopodiché c'è un momento di vuoto fino alla fine dell'Ottocento, i primi del Novecento.
in cui, e qui vedete una piccola foto in bianco e nero, che insomma, è stata proprio presa da un libro perché non c'era neppure il file elettronico disponibile dell'immagine, abbiamo traccia di alcune prime competizioni tra i pescatori che ingaggiavano soprattutto la domenica mattina delle regate amatoriali pescherecce. In realtà la performance atletica sulla barca aveva una sua utilità anche quotidianamente, perché il primo che arrivava sul luogo di pesca maturava il diritto di gettare la rete per primo. Nella domenica poi i vari pescatori mettevano le barche in riga, da cui il termine rigata o regata, e si scontravano amichevolmente in un clima assolutamente insomma, conviviale. Le competizioni remiere, che dicevamo, cominciano a fiorire nei primi del Novecento, ci testimoniano ad esempio, lo vedete nella foto bassa, piccolina centrale, che anche il buon D'Annunzio fosse un supporter delle imbarcazioni delle bisse. Un'altra traccia comunque della tradizione della voga in piedi si trova nel Manzoni, perché prima dell'addio Monti c'è una bellissima immagine descritta del barcaiolo che voga in piedi, quindi questo ad evidenziare come si tratti di una tecnica, di una remata che insomma affonda le proprie radici nella tradizione della nostra popolazione. E nel 1967 nasce la Lega Bisse del Garda, nasce su iniziativa di quattro gruppi sportivi dei quattro paesi fondatori, la Zise, Garda, Garniano e Bardolino, appunto, che noi rappresentiamo, che poi nel corso degli anni vengono affiancati da società rappresentative di altre realtà comunitarie del Garda, sia della sponda veronese che della sponda bresciana. C'era, purtroppo adesso non partecipa più, ma c'è stata una rappresentanza anche di Limone sul Garda, quindi della parte trentina, e a questa realtà poi si affiancano anche delle società iseane che comunque sono accomunate dalla stessa tecnica e dalla stessa tipologia di imbarcazione. Attualmente diciamo che ci sono una dozzina di realtà rappresentate nella Lega Bisse, che ha celebrato appunto l'anno scorso il primo cinquantesimo della propria esistenza. E dal nostro punto di vista, ecco, la svolta c'è stata nel 2012, quando dopo un primo approccio attorno al 2010 di alcune isolate temerarie, si sono riusciti a formarsi i primi equipaggi femminili. In realtà nel 2012, essendo un unico equipaggio femminile composto da quattro rematrici lacicensi, l'equipaggio si è trovato a scontrarsi nelle acque con i colleghi uomini. Quindi è stato, diciamo, un primo approccio per rompere il ghiaccio, ma di propaganda, perché la gara purtroppo non c'era in quel contesto. Invece dal 2013 si sono formati altri equipaggi, diciamo che mediamente con una serie insomma di ritmi altalenanti, dal 2013 al 2018 si sono iscritti dai 4 ai 6 equipaggi femminili alla competizione femminile, e quindi nel 2012 c'è stato il vero primo campionato femminile in rosa della Lega Bisse. Ecco, siamo entrate un po' in punta di piedi, con una buona dose di scetticismo che ci ha accompagnato da parte dei nostri colleghi, però piano piano insomma abbiamo cercato di guadagnarci la loro considerazione, perché comunque la fatica c'è per tutti, c'è l'impegno e il sudore c'è anche da parte nostra. Ecco, vediamo adesso che cos'è questa bissa. Non so se è riuscita a vederla nelle foto. Ecco, poi comunque ci sono dei video che sono assolutamente insomma molto esplicativi. Allora, è un'imbarcazione, questa è la conformazione attuale, diciamo agonistica, come vi dicevo originariamente
era meno affusolata, era più tozza perché era funzionale alle esigenze della pesca. Quando si è tramutata da imbarcazione di tipo peschereccia, imbarcazione invece agonistica, è stata notevolmente affusolata, per cui ad oggi è un'imbarcazione a fondo piatto, lunga 10,40 m, larga 1,35 m, sul cui fondo sono presenti delle pedane sulle quali poggiano i piedi dei rematori, e alta 35 cm, quindi c'è una sponda relativamente bassa e questo implica una buona dose di equilibrio in capo ai vogatori, e che ha un peso minimo di almeno 115 kg, quindi capite bene che ci vuole anche un bel impegno fisico per portarla in accelerazione. Velocità che comunque, essendo un'imbarcazione che riesce a scorrere molto agevolmente sull'acqua, può raggiungere i 14 km orari sul femminile e i 18 sul maschile. E il termine stesso bissa si ritiene che possa derivare da biscia, a sottolineare proprio lo scivolamento veloce, agevole della barca sull'acqua. È munita di quattro scalmi o forcole, all'interno dei quali vengono inseriti i remi, che sono dei remi estremamente lunghi. E sono quattro gli scalmi perché ciascun vogatore ha un unico remo, cioè una voga di punta. Ci sono due remi destri e due remi sinistri. E questo chiaramente si traduce, poi comunque Irene ve lo spiegherà anche in maniera più analitica, in una notevole impegno tecnico, perché ci deve essere un sincronismo perfetto come un orologio in cui tutti i meccanismi si incastrano alla perfezione, ci deve essere un'armonia nell'ingresso e nell'uscita della pala, perché è l'unico modo per riuscire ad avere una performance sull'imbarcazione. Sono imbarcazioni che ad oggi comunque vengono create artigianalmente. E i maestri d'ascia li abbiamo definiti una specie in via di estinzione, perché purtroppo sono sempre meno, sono pochi, li contiamo veramente sulle dita di una mano, ci sono pochi giovani, in realtà uno al momento a Gargnano, che sta cercando comunque di portare avanti la creazione artigianale delle barche, quindi di tutelarci da quella che potrebbe essere in prospettiva una costruzione cantieristica, industriale di una barca tradizionale. Per rendervi anche l'idea di quanto è impegnativo, cioè ci vogliono almeno 300 ore di lavoro dell'artigiano per creare ogni singola imbarcazione, quindi sono dei gioielli che viaggiano sull'acqua. Adesso passo la parola a Irene, che vi racconta come remiamo. Allora, come diceva prima Eleonora, siamo in quattro su un'imbarcazione, questa remata veneziana in piedi. Siamo composti di quattro ragazze. La prima rematrice è quella che dà il tempo, seconda e il terzo remo sono il motore della barca. Il quarto remo è il timoniere. E non sempre c'è un tragitto diritto nella competizione, ci sono dei giri boa che ognuno di noi ha il proprio compito. Il primo remo inizia a calare di velocità, no, aumenta la velocità, il secondo e il quarto remo deve svoltare la barca, come diceva prima Eleonora, pesa un quintale e due e serve potenza. Il terzo remo è quello che fa da perno, nello stesso istante in cui il perno si inserisce nell'acqua, il secondo e il quarto remo devono completamente girare l'imbarcazione, il primo remo è già pronto per dare stimolo alla ripartenza e questa cosa. Se all'interno dell'imbarcazione c'è un'armonia stupenda, l'imbarcazione va e scivola stupendamente sull'acqua. Sì.
Sì, in questo momento sì. Perché prima di ogni allenamento, perché l'allenamento è molto duro e siamo mamme, lavoratrici, e insomma faccende di casa, mille cose, quando arriviamo e abbiamo i 10 minuti di riflessione prima di salire in barca, di far fatica, e ci raccontiamo un po' la giornata, che normalmente si svolge la sera perché il lago è più tranquillo, perché nella nostra zona lacustre è di giorno mille motoscafi, poi immaginate 4 donne su una barca, quando le vedono fanno insomma di tutto per movimentare il lago e tentare di farci cadere, insomma succede un po' di tutto e noi lì a far fatica, insomma. E però questi momenti insomma di concentrazione, poi saliamo, dimentichiamo tutta la nostra giornata e iniziamo a fare il nostro allenamento. Per essere riprese dobbiamo essere riprese da... Eccoci. La nostra barca ha un potere unico, che qualunque rematrice sia salita è diventata mamma, o prima o dopo, quindi... cioè, abbiamo questo primato. Allora, la barca, sulla barca c'era quello che poi è diventato mio marito, il padre di mio figlio. Però ecco, siccome c'è stato un certo turnover, perché comunque l'impegno è tanto, bisogna allenarsi 2 o 3 volte a settimana durante tutto il corso dell'anno. Qui era una giornata, sì, di inizio inverno, l'anno scorso. A noi la cosa più importante non è in quanto l'acqua che viene dal cielo, ma che ci sia il lago piatto, cioè calmo, non con l'onda, perciò... certo, se no con la barca ci fa l'onda e rischiamo anche di cadere in acqua, anche perché già c'è il rischio. Sì. Se c'è il vento, naturalmente è molto più faticoso, perché il vento nel lago soprattutto, ci sono delle correnti e potrebbe creare problemi a 2 dei remi. Esattamente, perché da Malcesine in su ci sono più i surf, cioè perché cercano proprio l'onda. E per noi è veramente un grosso problema, anche perché l'imbarcazione è di 10 metri e mezzo, è molto lunga, cioè cavalcare un'onda è molto... e poi 35 centimetri di altezza è veramente poco. Sei in piedi, devi flettere tanto sulle gambe. Qui vediamo, allora, il giornale... locale è molto, molto sentito il nostro sport, e siamo ogni settimana sui giornali e comunicano tantissimo sulle notizie della gara precedente e comunque alla pari maschio e femmina, cioè proprio ci classificano proprio alla pari. E nella fotografia a sinistra vediamo una sfilata in acqua, perché la nostra giornata, allora normalmente la nostra gara viene svolta in notturna, e perciò nella nostra remiera siamo solo femmine, siamo solo donne, perciò noi nel pomeriggio andiamo a caricare la nostra barca, i nostri remi, ci arrangiamo e prendiamo sulla nostra macchina il nostro traino e andiamo. Infatti, se vi capita di passare
al sabato pomeriggio per il lago di Garda vedete questi trasferimenti da giugno ad agosto, questi trasferimenti di questi carrelli con queste bisse sopra il carrello, eccolo qua. Poi ci troviamo circa un'oretta prima della gara, della sfilata, perché si svolge la sfilata a terra, poi la sfilata in acqua e poi la gara. Ma prima della sfilata a terra viene fatto una riunione dove c'è un rappresentante per ogni imbarcazione, il presidente, dove viene sorteggiato la boa per dare l'allineamento alle varie gare per la corsia, perché in ogni paese ha la sua caratteristica, perché ci può essere quel paese dove è circondato da un muro, la prima boa è un po' più sfortunata perché se c'è un po' di onda, c'è l'onda che batte, allora hai la corrente che ti spinge da una parte, poi batte contro la corrente e hai poi l'onda che ti viene dalla parte opposta, ok? Perciò in una gara che è di un tragitto di 350 metri e viene svolto per 4 volte, perciò ci sono 3 giri boa e sia noi donne che gli uomini facciamo lo stesso percorso, abbiamo la stessa imbarcazione con lo stesso peso, perché c'è un obbligo di un minimo di peso e di un massimo, c'è un margine, e anche della lunghezza dei remi con i pesi dei remi. Perciò noi siamo proprio alla pari degli uomini, naturalmente noi siamo più lente rispetto agli uomini, ma non di tanto, perché c'è stato in un'occasione, proprio nel primo anno, in cui le donne hanno battuto un'imbarcazione maschile, ok. No, quando si può. Dall'altra parte magari l'avrebbero sottolineato. Esatto, allora sottolineiamo anche noi. Esatto. Ecco, sì. Comunque, per noi donne abbiamo una sola batteria, invece per gli uomini quest'anno erano in 18 imbarcazioni, 19 sì, e naturalmente devono gareggiare 5 o 6 alla volta in base ad ogni anno, in base alla suddivisione delle varie, imbarcazioni. Quest'anno praticamente c'è le varie categorie, ogni categoria, e lì partono le varie gare. La prima è la nostra, al femminile, e poi parte la categoria più bassa. Cosa succede? Che il primo che arriva della categoria passa alla gara successiva, alla categoria più importante, quella superiore, un po' come il calcio, no? Il primo arrivato va in serie B, in serie A, ok. L'ultimo che arriva della categoria passa alla categoria inferiore. Ci sono dei punteggi e naturalmente alla fine di queste 9-10 regate che ci sono nell'arco dell'estate, ci sarà il vincitore o la vincitrice, insomma. Facevo prima vedere il giornalino, era per sottolineare, no, il discorso della partecipazione della comunità locale, perché ogni equipaggio porta colori del proprio paese, anche se, e questa è un po', diciamo, una delle prime criticità che stiamo vivendo, mentre in passato tutti e quattro i rematori erano effettivamente abitanti, rappresentanti del proprio paese, adesso è un caso più unico che raro che ci siano i rematori effettivamente rappresentanti della loro realtà. Quindi anche noi, come Bissa Bardolinese, siamo molto eterogenee, e quindi questo, diciamo, è una prima
criticità che stiamo vivendo. Ogni equipaggio ha la sua schiera di supporter, e quindi prima dell'inizio del campionato nei bar cominciano a essere sparpagliati, distribuiti questi giornalini fantastici dove mettono delle foto, quelle dove siamo venuti in assoluto peggio, con le espressioni più affaticate del mondo, nei giri boa qui ci hanno preso, e in cui vengono appunto presentate le varie regate, i vari equipaggi, i vari rematori. E ogni rematore, cioè ogni equipaggio, porta anche la bandiera con il vessillo del proprio paese. Noi abbiamo la bandiera gialla con leone rampante, che è il simbolo di Bardolino, e al termine della sfilata a terra, dove ci sono quasi sempre anche delle rievocazioni storiche che richiamano la Serenissima, il Doge, la Dogaressa, piuttosto che gli sbandieratori, prima della competizione vera e propria, nella sfilata in acqua c'è anche un saluto al pubblico, proprio in segno di omaggio a coloro che ogni settimana comunque si presentano per tifarci, che è o l'alzaremi, in cui tutti i rematori appunto erigono il remo verso il cielo, oppure l'alzabandiera, che è, con cui si viene esposto al pubblico il simbolo della nostro paese. Qui vedete alcune immagini della sfilata a terra e dell'alzaremi che vi dicevamo, poi comunque vi facciamo vedere il filmatino dove riassume. La gara l'abbiamo già spiegata. Attualmente il campionato è composto da 9 tappe, e soprattutto nel maschile la batteria, cioè il campionato dei fortissimi, è talmente agguerrito che tra il primo, il secondo e il terzo ci sono decimi di secondo. Ecco, al termine della competizione arriva il momento del trofeo, che ha le stesse caratteristiche di quello della ruota, nel senso che è un trofeo permanente e itinerante. Ecco, per gli uomini è la bandiera del lago, sulla cui asta sono incisi i nomi dei rematori che sono riusciti ad aggiudicarsela, quindi ci sono 51 attualmente targhette che portano i nomi di 4 rematori e di 51 imbarcazioni che si sono aggiudicate il trofeo. Mentre sul femminile abbiamo la Coppa del Garda, che rappresenta una bellissima figura femminile e che è la riproduzione di una scultura che è effettivamente presente in originale presso il comune di Lazise, e che riproduce appunto quella scultura originale che era stata commissionata dal D'Annunzio, da uno scultore col Bertaldo, per premiare agli albori appunto delle prime competizioni i vincitori della gara. E anche su questa statua viene messa la targhettina con le 4 rematrici vincenti. Ecco, chi vince la bandiera del lago si aggiudica di diritto la partecipazione alla regata storica di Venezia, che è per eccellenza la competizione remiera di voga in piedi più antica, i più forti spesso partecipano anche alla voga lunga, un'altra competizione sempre che si svolge sulle acque veneziane. Bellissima ma durissima, a cui partecipano imbarcazioni a remi di qualsiasi tipo, perché sono 35 chilometri tra canali e ponti per arrivare infine a San Marco, e non tutti sono riusciti a farla, solo gli equipaggi più allenati. E a livello locale inoltre ci sono una miriade comunque di altre manifestazioni, pali, rievocazioni di voga in piedi, magari con imbarcazioni diverse dalla bissa. È molto frequente l'utilizzo del gondolino gardesano, che è un'imbarcazione a 2, però sempre con voga di punta. Qui vedete alcuni frammenti del palio dell'Assunta di Garda, che si svolge a Ferragosto e che da qualche anno ha introdotto anche una competizione femminile, il palio in rosa, e una competizione dedicata ai giovani, ai bambini.
E invece quel voltone da cui si intravede il gondolino è rappresentativo del Palio delle Mura di Peschiera, competizione spassosissima, se vi capita di andare. Agguerritissima perché ci si scontra letteralmente sotto i voltoni arilicensi in cui appunto poi si viene premiati. È simile anche il Palio di San Martino, però ecco, ci sono veramente tante occasioni. E prima di farvi vedere il filmato, ecco, facciamo un'ultima annotazione sul fatto che comunque tradizione ha avuto nell'ultimo decennio anche un'evoluzione agonistica perché la voga in piedi è stata inclusa all'interno delle attività sportive della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso affiliata al CONI, per cui annualmente si svolgono anche i campionati italiani e Coppa Italia di voga in piedi utilizzando sempre un'imbarcazione a due che si chiama VIP 750. La competizione, diciamo, c'è, però c'è anche l'amicizia, la compagnia. Qui ci sono io che mi sono sposata, ho fatto un giro in bissa. E c'è il dopogara che, come abbiamo visto comunque anche nelle comunità che ci hanno preceduto, è un po' una costante, il momento conviviale, per cui anche chi porta colori di paesi avversari sulle acque lacustri, poi si riunisce attorno a un tavolo in amicizia. E che cosa facciamo con le nuove generazioni per portare? Allora, si può fare quello che faccio io, che ho messo mio figlio in bissa quando era in fasce e non poteva opporre resistenza, oppure, ecco, si cerca di trasmettere ovviamente la tradizione, anche noi partendo dalle scuole. Queste appunto sono delle immagini di un progetto che abbiamo avviato recentemente per le scuole medie e le scuole superiori, il Bissaboa, che è terminato da poco e ha avuto un bellissimo riscontro perché ci ha permesso di avvicinare anche i ragazzi del lago che, nonostante la loro provenienza, non conoscevano la Bissa. Ci ha permesso di avvicinarli, di fargliela conoscere, di incuriosirli e chissà che magari di qui a qualche anno non decidano di salire, di iscriversi al prossimo campionato. E qui ci sono un po' di link se vi interessa, ecco, per conoscere un po' l'attività. C'è anche un canale YouTube dove si possono vedere tutte le gare. E ecco, se vi va, nei prossimi 5-6 minuti vi facciamo vedere un filmato che riassume un po' quello che vi abbiamo detto, così ecco, lo vedete. Allora, vediamo un po'. No, ma le abbiamo vinte tutte quest'anno. No, noi sul femminile siamo Si è cominciato da dove si era finito, ovvero a Torri del Benaco, splendida cittadina gardesana sulla sponda veronese del lago di Garda. Sabato sera, nella prima tappa della 51esima edizione del Palio Remiero delle Bisse, valevole per la bandiera del lago, si è iniziato infatti a scrivere una storia totalmente diversa dall'ultimo trionfo dei vincitori del 2017, Berengario, padrone di casa, su Grifone di Sirmione. Un corso degli eventi che verrà probabilmente alimentato ogni settimana da esiti diversi. L'Overture è stata impreziosita dalla Corte del Doge, compagnia veneziana giunta appositamente sulla terraferma dalla Laguna di Venezia con il suo variopinto e spettacolare codazzo di trampolieri e giocolieri. Thank you.
Prima dell'inizio delle gare, il Doge ha voluto chiamare a rapporto i capobarca, chiedendo loro di presentarsi al pubblico per quello che è diventato un simpatico e bellissimo siparietto che ha allietato equipaggi e spettatori. Berengario, Torri del Benaco, Grifone e Sirmione. Repi, grazie. Che arriva il nostro quarto remo, il timoniere. Guardate in che mani siamo. A tutti voi da parte del Doge, fiori in bocca al lupo, vinca il migliore. La serata è proseguita con la tradizionale sfilata in acqua delle imbarcazioni, momento molto importante in cui gli equipaggi vengono presentati al pubblico. Torricella, le rematrici della Sirenetta, ultima ma non ultima, come si suol dire, perché in realtà lo scorso anno sono arrivati alla testa della classifica vincitori del campionato Lega Visse dell'anno 2017, nonché rappresentanti di Torri del Benaco, i rematori del Berengario. Guardate in acqua, guardate in acqua, questa è la Lega Visse del Garda! Stop Sirenetta, dietro Torricella, ferma la barca Sirenetta, ferma la barca Torricella, attenzione! Allora partita, e vorrei guardare anche, ve lo dico già subito, questa prua piatta che sta scivolando, vero? È vero, e che ricorda appunto il nome delle bisse, bisse del Garda, che vuol dire scivolare sull'acqua, e la ricorda benissimo questa remata, della preonda che gli va e vuole dare a vincere la prima regata della stagione. È la preonda di Bardolino che va a vincere questa prima regata e va a chiamare la vittoria su di sé. La gara femminile dura 8 minuti, quella maschile 6 minuti, che abbiamo fatto vedere la partenza, l'arrivo. Allora, anche partita anche questa ultima regata di questa sera, naturalmente campionato lungo, avremo modo poi di vederlo in tutta la sua lunghezza di campionato 2018. Prima boa, abbiamo con la casacca rossa Garda e abbiamo esattamente la bissa Paloma. In seconda boa invece, con la casacca azzurra da Garniano, abbiamo la Villanella. In terza boa invece, con la casacca nera, dunque al centro del campo di regata, abbiamo Peschiera, naturalmente del gruppo Bisso e di Peschiera. E in quarta boa abbiamo Arilica, sempre del gruppo Bisso e di Peschiera, dunque anche qui si sol un bellissimo derby, come ho definito questa sera, questa serata un po' particolare di presentazione di imbarcazioni, con l'agonista. E più esterna invece, con la casacca bianca e azzurra, abbiamo la Gioia di Garniano. Ecco, stanno avvicinando 30 metri di boa, barche molto vicine una all'altra, entra in questo istante Peschiera leggermente, Villanella, Arilica, Gioia al largo e Paloma in quinta posizione, giro regolare. La lotta sembra serrata tra Peschiera e Arilica, dunque un derby tra Peschiera, la gruppo Bisse di Peschiera. Vediamo, attenzione, perché dopo sarà il giudice a dire cosa succederà, perché sono lì e lì, ma la Peschiera la vince con le ultime regate, con le ultime remate. Arilica seconda e terza posizione, Villanella. Villanella, bella prestazione, un applauso anche alla Villanella. Vince la Coppa del Garda 2018 della... Mettiamo un attimo in pausa. Ecco, anche noi abbiamo una commissione tecnica arbitrale,
che deve verificare la regolarità del giroboa, c'è uno statuto, un regolamento. Ecco, questa è l'ispezione che vi dicevamo, la premiazione finale, l'ultima tappa del campionato a Cassone. Cassone è una piccola frazione di 300 anime in cui la tradizione remiera è sentitissima. In ogni famiglia c'è almeno un rematore, per cui qualunque cassonaro che dovesse salire su una bissa sarebbe in grado comunque di portarla tranquillamente in acqua, a differenza di quello che purtroppo, ecco, avviene in altre località lacustri che sono più interessate dal turismo di massa, Bardolino in primis, in cui purtroppo, ecco, la tradizione non è poi così viva e sentita. I bardolinesi spesso ormai tendono a migrare in altri comuni limitrofi, Bardolino è più un territorio di turismo, di seconde case, di lavoratori stagionali, e questo purtroppo, ecco, va in pregiudizio della tradizione. Qui c'è il passaggio, nel senso che il titolare del trofeo dell'anno precedente consegna nelle mani dei nuovi vincitori la coppa e la bandiera. Adesso ve lo mostriamo. Lega Bis del Garda, l'equipaggio di Bardolino della Preonda! Ed ecco il passaggio delle consegne, alzano al cielo questo bellissimo trofeo le ragazze della Preonda e portano Bardolino. Vincono la bandiera del lago 2018 i rematori della Clusanina. Guardate che immagine bellissima! Il fuoco bianco e rosso! Eccoli qua, i nostri quattro rematori, gli eroi da Clusane di Seo. Presidente di Torri del Benaco della Berengario passa alla Clusanina, la bandiera del lago! Sventola orgogliosamente nelle mani della Clusanina dal lago di Seo! Complimenti a voi e congratulazioni. Gran finale durante la bellissima festa dei ciclamini, tradizionale saga paesana di Cassone, la consegna della bandiera del lago a Clusanina, vincitrice del Palio delle Misse 2018. Il tutto ripreso anche dalle telecamere di Rai 3, che produrranno special a cura del giornalista Salvo Sottile. Di casa in questo momento. Va così in archivio anche questa 51esima edizione del Palio delle Bisse, edizione spettacolare che ha visto bellissime regate lungo laghi di mezzo Garda, sempre pieni di turisti, appassionati e tifosi, e grande agonismo e tanta sportività. Arrivederci al 2019. Grazie per il racconto appassionato e soprattutto di genere, perché oggi abbiamo anche toccato la voce femminile di come si fa un'attività di gioco e sport tradizionale. Volevo chiedere una cosa, qual è stato il rapporto con i maschietti, con i maschi, anche rispetto a se ci pensiamo sono 50 anni di tradizione recuperata e se ho ben capito meno di 10 grosso modo, anche meno 5, 6 nella dimensione di genere femminile, ecco, quindi se ci magari date. Allora c'è stata una reazione un po' duplice, nel senso che da un lato c'è stato l'incoraggiamento noi come equipaggio bardolinese siamo arrivate a regatare in un campionato grazie comunque a un equipaggio maschile che ci ha dato l'occasione, avendo un'ulteriore bissa a disposizione, un equipaggio e una società che ci ha affiancato
ci ha istruito, perché comunque non eravamo pronte, non avevamo mai avuto esperienza su un'imbarcazione di quel tipo, e quindi ci ha aiutato a imparare e anche a crescere. C'è da dire che soprattutto comunque nei primi campionati c'era uno scetticismo abbastanza importante sul fronte maschile, perché c'era chi pensava potesse essere un movimento transitorio, occasionale, primo anno, dicevo, non era pronto neanche un trofeo per le vincitrici del campionato femminile, perché probabilmente si pensava che fosse un caso isolato e che non ci sarebbe stato un secondo campionato femminile. E poi in realtà il secondo campionato c'è stato, ce ne sono stati tanti altri, e quindi adesso comunque noi percepiamo anche una maggiore considerazione da parte dei nostri colleghi uomini rispetto magari a quella che poteva essere la diffidenza iniziale, però ecco, diciamo che non è proprio stata tutta discesa. Noi in particolare, come equipaggio bardolinese, siamo per il girl power, perché siamo l'unica società iscritta alla Lega Bisse rappresentata da sole donne. Noi non abbiamo più quell'equipaggio maschile, perché poi si è disperso, e quindi siamo noi a caricare la barca, siamo noi a scaricare, siamo noi a guidare la macchina con il carrello, e a preoccuparci della manutenzione. Facciamo quello che tradizionalmente facevano gli uomini, e che insomma ci siamo adattate a fare in autonomia e con grande soddisfazione, devo dire. Anche un altro aspetto che come Associazione Giochi Antichi così interessa è che sentiamo qui rappresentata oggi anche l'aspetto di rapporto forte, probabilmente poi lo sentiremo anche con la Pantalera, rispetto a una federazione sportiva, no? Cioè Paolo lo diceva all'inizio della mattinata, in realtà il lavoro che fa l'associazione è un lavoro assolutamente inclusivo, senza cercare di classificare niente nessuno, quindi abbiamo delle situazioni estremamente informali, penso agli straordinari racconti della mattinata, e a situazioni molto strutturate, dove non solo da un punto di vista di categorie, premi, allenamenti, ma proprio anche un rapporto, diciamo, con un allenamento molto forte, cioè queste parlano di fare 3 allenamenti di notte col freddo, li abbiamo visti anche altre società, quindi una dedizione molto forte, anche questa dimensione qui, però poi si sposa con elementi di comunità, di rapporto con la comunità, e oggi qui abbiamo visto anche un altro elemento, che è la dimensione del sapere artigianale. Già in alcuni aspetti la boccia di legno, oggi l'abbiamo visto il Bach, piuttosto che anche le stesse pliocche, ma direi senza nulla togliere agli altri oggetti ludici, qui abbiamo visto insomma un'arte, un sapere, i maestri d'ascia, che è di tutto rispetto, ecco. E poi la difficoltà poi anche ad avere delle scuole e delle botteghe vere e proprie, insomma, di artigiani, che so che sono rimasti veramente in pochi, perché sono 2 o 3 del lago di Garda, mi sembra 2, uno della sponda veronese e uno della sponda bresciana. È un iseano che ovviamente in realtà ci ha già comunicato, quando ci ha consegnato i nostri remi pochi mesi fa, che sarebbero stati gli ultimi, perché avrebbe smantellato la bottega in questi mesi, per cui in realtà, ecco, sono rimasti in 2. Ecco, quindi anche qui assolutamente uno spaccato molto interessante. E l'ultimo, il lavoro con le scuole, che noi abbiamo avuto il piacere poi di essere insieme in quella mattinata di qualche mese fa, e che la stessa associazione Giochi Antichi ha visto invece nella tradizione della Voga Lunga alla Veneta. Io e Paolo siamo stati in contatto, grazie alla Regione Veneto, con la tradizione società rimiere del veneziano, Giudecca, Canareggio e altre, dove fanno
un lavoro già da tempo con le scuole, con mille difficoltà, e anche su questo magari invitiamo a mettersi in contatto, perché c'è necessità proprio di scambiarsi esperienze, pratiche, anche nel rapporto con le istituzioni. Direi, se ci sono domande, diamo la precedenza non al Presidente, a... Bene, al prego. E aspetta che dobbiamo registrare, per cui... No. Guarda, una domanda molto semplice. Volevo capire se queste barche ancora qualcuno le utilizza per pescare, perché al lago Trasimeno c'è un'esperienza simile, e tra l'altro c'è un'associazione che si chiama ARBIT, Associazione Recupero Barche Interne Tradizionali, perché le barche sono tuttora utilizzate dai pescatori, sono anche queste a fondo piatto, ma c'è poi una gara come quella che fate voi, ne ho parlato prima con Paolo, in un paese che si chiama Passignano sul lago Trasimeno, in cui fanno un palio delle barche molto simile, e le barche quindi sono utilizzate sia per questioni sportive, ma tuttora pienamente in uso ai pescatori del lago Trasimeno. Volevo capire se queste sono ancora in uso tra i pescatori. No, in realtà la bissa, come l'avete vista, è esclusivamente una imbarcazione adesso di tipo competitivo, non viene più utilizzata come barca da lavoro, e peraltro con le caratteristiche che ha sviluppato non è neppure mai stata utilizzata come barca da pesca, perché appunto aveva delle sponde più alte e una forma più tozza, però no. I pescatori usano barche a motore con la chiglia. Non hanno il fondo piatto, quelle che usano attualmente, però usano, in caso emergenziale di panne del motore, dei remi molto simili a quelli che usiamo noi, per cui comunque la tecnica di remata del pescatore è quella della voga in piedi. Mio suocero ha una barca da pesca e ha i remi uguali a quelli che uso io sulla bissa. Sì, leggermente più corti, però le forcole, ecco, la struttura ricorda vagamente la bissa. Un operatore solo può usare quella barca lì? Cioè se destra sinistra, non volevo capire. Allora, la bissa è molto pesante, per cui per un solo vogatore trasportare, ecco, 115 o 130 kg di barca è sicuramente fisicamente molto impegnativo, però esiste una tecnica che noi chiamiamo alla valesana, che consente a un unico vogatore comunque di manovrare con una remata in piedi un'imbarcazione similare alla bissa, vogando in doppio, quindi utilizzando un remo destro e un remo sinistro. Però su un'imbarcazione più corta come la VIP 750 che si è vista prima del campionato italiano, cioè la barca è molto, è più corta, è 7 metri e mezzo, insomma, è più gestibile. Sì, sempre VIP 750, però da uno. Sì, anche sul gondolino volendo si può riuscire a remare in singolo. Del Gardesano, quello che avete visto a due, che a Peschiera, l'altra cosa interessante è che c'è un'evoluzione anche dal punto di vista dei materiali, cioè che per la prima volta lavorano con la vetroresina. Lì si apre tutto un dibattito, ovviamente tra di loro, se è tradire una tradizione oppure mantenerla, perché poi la barca 2 ha altre caratteristiche, altro impegno, altra fisicità, e anche questo però è interessante adesso da leggere. È un problema che ci dovremo porre, perché se purtroppo i maestri d'ascia, spariranno, bisognerà chiaramente ripiegare su materiali probabilmente di tipo di altro tipo, o certo. Perché chiaramente poi questo si traduce anche poi in un costo diverso. Paolo? Ma allora mi chiedevo,
Un paio di considerazioni. La prima, mi ricollego a questa difficoltà di avere l'imbarcazione, difficoltà che si sta facendo sempre più acuta, e mi veniva così un pensiero se non poteva essere in parte ovviata con una relazione più stretta con altri tipi di attività similari. Adesso mi viene in mente, è un pensiero, e abbiamo i maestri d'ascia sul Trasimeno, abbiamo i maestri d'ascia ovviamente nel veneziano, non so se una collaborazione più stretta in questo senso può ovviare poi alla carenza e nello stesso tempo può dare un abbrivio maggiore rispetto ad una carenza che in questo momento c'è. E un'altra considerazione che mi è venuto vedendo il video, sentendo quello che dicevi tu, quello che potrebbe esserci, che potrebbe essere un legame tra i piccoli centri meno turistici come Cassone, dove la pratica è molto molto sentita, e paradossalmente altre località come la Zise. È una località, la Zise, che ha un turismo annuale superiore, solo la Zise, superiore a quello di Verona. Quindi tanto per intendersi, insomma. Sì, no? La località con più turismo in esatto. Assoluto sul Garda. È proporzionale, ovviamente. Il disinteresse che può esserci nei confronti di un'attività come quella delle bisse in una località turistica dove il turismo è portato all'eccesso. Se c'è un collegamento, secondo voi, insomma. Allora per quello, rispetto alla prima riflessione che facevi, sicuramente posso che prima o dopo i nodi verranno al pettine, quindi il problema comunque della bissa, della sua creazione artigianale, è un problema che sarà impellente, e quindi sicuramente una collaborazione sinergica anche con altre realtà remiere è solo auspicabile. Noi scontiamo, dico noi, ma in realtà ecco, la percezione purtroppo che si sconta è che ci sia una difficoltà alle volte a superare certi campanilismi anche in queste situazioni di necessità basilare, però chiaramente bisognerà fare di necessità virtù, e laddove non si dovesse riuscire ad avere una valida alternativa locale, probabilmente bisognerà cercare altre soluzioni. Vi faccio l'esempio, ecco, per capire un po' anche la realtà del parco macchine, chiamiamolo così, che attualmente naviga sulle acque del Garda. Allora, le bisse più vecchie non sono considerate competitive per ragioni di peso, di struttura, di materiale, per ragioni manutentive, per cui vengono talvolta date alle donne oppure vengono letteralmente messe in magazzino. Noi ad esempio siamo assolutamente onorate di utilizzare una bissa creata oltre 50 anni fa, quindi proprio in corrispondenza con la nascita della Lega Bisse, dai maestri d'ascia Patuccelli, che erano due fratelli iseani, tra i primi a sviluppare la bissa per come la conosciamo. Però soprattutto nel maschile, dove dicevamo c'è una competizione molto alta e sempre più agguerrita la barca, il remo fa la differenza sui decimi di secondo, e quindi tutti gli equipaggi maschili più forti ovviamente cercano sempre imbarcazioni più performanti. Allora, la bissa deve rispettare proprio da regolamento determinate misure, determinate caratteristiche, però gli uomini stanno ovviamente utilizzando delle imbarcazioni di nuova generazione, sempre di produzione artigianale ancora, che però danno delle performance molto più efficaci.
È chiaro che insomma, l'auspicio è che ci possa essere qualcuno che riesca in ogni caso a portare avanti la tradizione artigianale. Coi veneziani sappiamo che non sempre corre buon sangue, quindi no, non so rispondere. Forse non tutti sanno, Veneto è visto come un monolite, in realtà non è assolutamente così, in particolare tra Verona e Venezia c'è sempre stato... C'è un po' di competizione, esatto, se lì i campanili sono importanti. E rispetto alla Zise, la Zise purtroppo è un piccolo pezzo delle fondamenta della Lega Bis che si è andato sgretolando, perché è uno dei paesi dei soci fondatori e che purtroppo da 2-3 anni a questa parte non è riuscito a portare avanti un progetto e purtroppo attualmente la società non è rappresentata, non ha imbarcazioni. È paradossale appunto per una realtà comunque così importante e purtroppo diciamo che il circolo è vizioso, perché nel 2019 è già stato ufficializzato che per la prima volta probabilmente dalla nascita della Lega Bis non ci sarà la regata di Lazise. Quindi è stata proprio depennata la partecipazione anche solo comunitaria all'evento. E sembrava, voci di corridoio riferivano che ci potesse essere un progetto in avvio che però ad oggi non si è concretizzato e speriamo, purtroppo il problema di Lazise è un problema di tutte quelle realtà lacustri che soffrono il turismo di massa, perché come dicevo si sta un po' sgretolando quello zoccolo che portava avanti la tradizione, quindi se non c'è, essendo comunque un'attività di grande fatica, non solo per la fatica sportiva ma per tutto l'impegno della preparazione, della partecipazione alle assemblee, ai consigli di regata, ci vuole veramente una notevole dedizione e al momento è una realtà, quella la Cicense, che sta soffrendo una fase di crisi, speriamo che riesca a risorgere, perché sarebbe un peccato che proprio uno dei centri che hanno originato la Lega sparisse nel nulla. Bene. No, volevamo rispettare i tempi anche rispetto alle altre cose. Che durante la piccola ricerca che abbiamo fatto a Desenzano sono emersi proprio questi problemi, cioè il problema del turismo come un fattore sgretolante, e d'altra parte abbiamo trovato una memoria vivissima della pesca, cioè della nascita, diciamo, delle origini della performance sportiva attuale dalla pesca. Ecco, nel vostro caso, perché potrebbe venire da pensare ascoltandomi che saranno le donne a salvare, diciamo, l'anima anche della tradizione di questa. Ecco, nel vostro caso, come voi, come abitanti proprio di Bardolino, come vivete proprio personalmente? Poi dopo, immagino, insomma, è un po' lunga come risposta forse, però... Ecco, una piccola testimonianza vostra rispetto al turismo, perché siete comunque molto esposte, no? Da un punto di vista mediatico. Ecco, come la vivete voi rispetto alla vostra tradizione? Beh, allora, come la viviamo? In realtà noi viviamo in paesi che hanno un'anima, una doppia anima, e che cambiano nel corso dell'anno. È come vivere in due mondi paralleli, perché da marzo a ottobre viviamo una realtà frenetica, caotica, invasa letteralmente, estranea, perché abbiamo soprattutto turismo estero, turismo tedesco in particolare. E diversamente, ecco, da ottobre a febbraio il paese si spegne letteralmente.
è tutto nostro, però ecco, c'è un silenzio, un vuoto spesso, anche comunitario, perché come dicevo, i bardolinesi di Bardolino sono sempre meno, quindi rispetto anche alla competizione c'è da dire che dal nostro punto di vista la cosiddetta esposizione non ne risentiamo, perché non c'è quella, spesso non c'è quella partecipazione, perché la gara è in concomitanza con un movimento turistico talmente denso che prevale sull'aspetto comunitario. Cioè la gara di Bardolino è spesso una gara in cui diamo spettacolo per il turista che si assiepa per mangiare il gelato sul lungo lago. Il bardolinese tende a rifuggire questa situazione caotica, mentre in altre realtà, come dicevo, in cui invece il turismo è meno invadente, meno presente, e c'è una presenza comunitaria molto importante, la percezione, l'esempio su tutti è Cassone, la percezione proprio della partecipazione popolare è molto più intensa. Quindi noi non ci sentiamo esposte, siamo sottoesposte, se devo rispondere alla tua domanda. Bene, niente, direi che ringraziamo la Lega delle Bisse di Bardolino, e direi che questa esperienza qua sicuramente è un'esperienza che vorremmo avere anche al prossimo festival, che manca anche il contatto con il mondo delle barche, delle imbarcazioni come attività sportiva tradizionale, quindi siamo già così al dialogo per portarla alla prossima edizione. E volevo ricordare che Cassone, tra l'altro, piccola nota, a parte che rivendicano di avere il fiume più corto del mondo, che si chiama Rill, anche, al di là di questa nota di colore, però esiste, se lo stanno contendendo con gli americani, che rivendicano loro di avere in un canyon il fiume più corto del mondo, e hanno anche una... strani americani, però hanno anche un piccolo museo della pesca, giusto per rispondere nel porto, lì nel piccolo porto che c'è, penso che sia... uno dei pochi, sono l'unico, perlomeno della sponda veronese, non so sulla bresciana. Grazie, adesso niente. No, guarda, solo una suggestione velocissima. Vi suggerisco, a proposito di quello che diceva Paolo, di segnare questo nome Arbit e di vederlo su internet, perché loro si occupano anche di questioni legate ai saper fare e alla tecnica di costruzioni. Forse davvero trovare una rete tra laghi sulle tecniche di costruzione e recupero delle barche potrebbe essere una soluzione. Mi rendo conto che uno che lo fa solo al lago di Garda muore professionalmente. Magari costruire una professionalità più estesa può essere un'idea. Quindi Arbit, lo trovate su internet. Molte grazie. Grazie a voi. Sì, tra l'altro su questo tema della salvaguardia, cioè come salvaguardare, c'è tutta una riflessione. Una rete di laghi, l'idea di una rete di laghi era già nata dal lago di Bolsena qualche anno fa, per un problema proprio di... col lago di Bolsena, quindi ecco, sicuramente si vede che potremmo sviluppare questi aspetti. Beh, questi incontri saranno anche e soprattutto a questo, a mettere in rete chiaramente le comunità.